crediti per le imprese, maxi frode in Europa scoperta dalla Guardia di Finanza di Venezia, 22 arrestati, 6 di questi veneti, sequestri per 600 milioni di euro. Mega rissa tra stranieri in una via del centro di Mestre, forse una spedizione punitiva per un debito non pagato, lo scontro ripreso dai residenti, paura per i commercianti. La strage del bus di Mestre, sala 22 il bilancio delle vittime, questa mattina a Padova è morta una 52enne turista spagnola ricoverata dal 3 ottobre. Non ce l'ha fatta la giovane donna incinta al quinto mese coinvolta con il compagno nel grave incidente avvenuto a Padova la mattina di Pasqua, autorizzato dalla famiglia l'espianto degli organi. Anziana picchiata con un bastone perché si rifiuta di fare l'elemosina, è successo a Vicenza, 28enne marocchino arrestato dalla polizia. Rubano in un'abitazione e scappano con l'auto della proprietaria di casa, vanno a bere e fanno acquisti con le carte di credito rubate. Notte di follia per due 17enni trevigiani individuati dai carabinieri. In Veneto si salirà e scenderà dai treni regionali grazie all'intelligenza artificiale, nasce Tappa in Tappa, la nuova modalità di acquisto dei biglietti di Trenitalia, sperimentazione da subito sulla linea Venezia-Verona. 7 aprile 1944, domenica, gli 80 anni del bombardamento di Treviso, su Antenna 3 dalle 12 in diretta le cerimonie in ricordo di quel tragico Venerdì Santo che culmineranno nel sorvolo delle frecce tricolori. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque, lo avete sentito dai titoli, dal PNRR ai crediti per le imprese, maxi frode in Europa scoperta dalla Guardia di Finanza di Venezia, raffica di arresti e sequestri. 24 misure cautelari, di cui 8 in carcere, 14 ai domiciliari, 2 interdittive a svolgere attività professionale e commerciale. Un sequestro preventivo di 600 milioni di euro. È l'esito dell'indagine avviata ottobre 2022 che ha permesso alla Guardia di Finanza di Venezia di smantellare una maxi frode europea sui fondi PNRR partendo da uno screening locale. Dovendo come missione istituzionale andare a vigilare su come venivano spese queste importanti risorse per il Paese, le attività che erano già state messe a terra, cioè già finanziate, erano dei progetti di finanziamenti, dei crediti per le imprese, in particolare piccole e medie imprese. Ci siamo accorti, appunto come faceva cenno al comandante, di questa ricorrenza. Alla fine sono emersi, incrociando le banche dati, due società che avevano bilanci floridi a fronte di dichiarazioni fiscali non presentate e a fronte soprattutto di fatture mai emesse. In Italia oltre 150 finanzieri hanno eseguito perquisizioni in 8 regioni, tra cui Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qui 3 agli arresti domiciliari, uno già li scontava per altre questioni. Nella nostra regione invece 7 gli arresti, uno a Belluno, uno a Treviso, 4 Verona, di cui 2 i capi arrestati a Bratislava, uno ai domiciliari, uno in carcere, uno di Rovigo arrestato a Brescia. Interdittiva per un commercialista di Jesolo. Sono accusati di vari reati, frode fiscale, riciclaggio, bancarotta, veri e propri imprenditori della frode. Imprenditori non nel senso classico, perché non c'è nessuna impresa sottostante, ma persone diciamo strutturate in maniera sistematica, per quello che abbiamo visto fino ad ora, a ottenere finanziamenti pubblici. I soldi ricavati finivano in gran parte all'estero in acquisto di immobili, automobili, gioielli, orologi, criptovalute e viaggi. Una rete internazionale di prestanome, aziende fittizie, 74 quelle in provincia di Venezia, cui si è arrivati anche grazie a un lavoro di sinergia con Apple, la Procura europea, insieme a forze di polizia slovacche, rumene e austriache. È importante perché evidenzia il ruolo importante della Procura europea, che è un organismo giudiziario di recente costituzione, nasce e opera da giugno 2021, si occupa di tutelare gli interessi economico-finanziari dell'intera Unione europea. Ha il suo mandato proprio nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, cioè nel verificare che il bilancio dell'Unione europea riceva correttamente
le entrate che deve ricevere e che i soldi che l'Unione Europea distribuisce siano spesi correttamente. Quindi le indagini di EPPO sono focalizzate specificamente su questi aspetti e in Italia ovviamente un partner privilegiato delle indagini di EPPO è la Guardia di Finanza, che è un tipo di polizia finanziaria direi unica in Europa e che, insomma, posso dire tutta l'Europa ammira e ci invidia. Paura in centro a Mestre per una mega rissa ripresa dai residenti e scoppiata la sera di martedì alle 21.30 in via Gino Allegri. Il tutto potrebbe essere collegato ad un regolamento di conti. Secondo i commercianti della zona, infatti, nel pomeriggio dello stesso giorno era stato aggredito un ragazzo del Bangladesh, pare per un debito non pagato. Indagini in corso, si tratterebbe di una spedizione punitiva e le persone coinvolte farebbero parte di alcune famiglie bangladesi provenienti la stessa città, che cercavano un uomo che inizialmente si era nascosto dentro il bar. Inevitabili le polemiche per l'ennesima violenza scoppiata in centro. Ed ora invece torniamo a parlare della strage del bus di Mestre. Sale a 22 il bilancio delle vittime. Questa mattina a Padova è morta Rosalia Mendez Rodriguez, turista spagnola di 52 anni. A darne comunicazioni è lo stesso presidente Luca Zaia. Una signora che ha lottato questi sei mesi, ha lottato veramente nel centro grandi ustionati di Padova, seguita amorevolmente da suo marito, ma purtroppo non ce l'ha fatta. E quindi le mie condoglianze vanno al marito e ai suoi familiari e il pensiero va a tutte le altre 21 vittime che sono morte in quella tragedia. Se n'è andata dopo quasi sei mesi di sofferenze Rosalia Rodriguez Mendez, ufficialmente la 22esima vittima della strage del bus di Mestre. È stato lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia a darne comunicazione nella tarda mattinata, tratteggiandone anche un ricordo. Poetessa, perché scriveva poesie, si occupava della cultura delle Asturie. Rosalia, 52 anni, era tra i 15 passeggeri rimasti gravemente feriti dopo il volo fatale dal cavalcavia della Vempa quella tragica sera del 3 ottobre, alla guida del pullman il 40enne trevigiano Alberto Rizzotto. Con la 52enne c'era anche il fratello, che ha avuto però una sorte diversa e dimesso già a fine ottobre. Di quei feriti, dopo sei mesi, resta ancora ricoverata una bambina di 4 anni, il cui decorso nel reparto di chirurgia plastica risulta regolare. Si è fatto di tutto, abbiamo ancora una bimba, Anastasia, ricoverata da allora, una bimba che insomma, l'incidente e soprattutto le ustioni hanno lasciato grandi segni nel 70% del suo corpo e lì si sta lavorando, però insomma lì siamo molto più fiduciosi. Non ce l'ha fatta Valentina Urli, la giovane donna incinta, al quinto mese coinvolta con il compagno nel grave incidente avvenuto a Padova la mattina di Pasqua. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate e nella notte ha autorizzato dalla famiglia l'espianto degli organi. I giorni più belli della loro vita insieme si sono trasformati in tragedia all'altezza di questa rotatoria con Via Messico in corso Stati Uniti a Padova. Non ce l'ha fatta Valentina Urli, 33 anni, la giovane donna originaria di Tarcento, Udine, incinta al quinto mese, morta nella terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova dopo aver lottato per più di 3 giorni. Mattina di Pasqua, Valentina con il compagno Giulio Stoppa era partita di buon'ora da Fossalta di Trebaseleghe, diretta a casa della famiglia del giovane originario di Adria. L'auto sulla quale viaggiavano, condotta dal giovane, è uscita di strada in corso Stati Uniti. Una scena drammatica quella che si è presentata ai soccorritori. Le condizioni di Valentina Urli sono apparse da subito gravissime, ferito anche il compagno che era alla guida. La notizia della morte di Valentina e della bambina che portava in grembo ha colpito duramente la comunità di Trebaseleghe, dove vivevano da qualche tempo. L'11 maggio il loro sogno d'amore sarebbe stato coronato dal matrimonio, che doveva essere celebrato dalla sindaca di Trebaseleghe Antonella Zoggia nella sala giunta del municipio. Un sogno che emergeva dalle foto postate dai due giovani nei loro profili social, che purtroppo si è infranto. A compiere i rilievi dell'incidente gli agenti della polizia locale di Padova, coordinati dalla procura che ha posto sotto sequestro l'auto. In un gesto di estrema generosità, la famiglia di Valentina Urli ha autorizzato la donazione dei suoi organi.
Ed un'altra giornata di dolore per la comunità di Chioggia, che a 24 ore dall'addio alla famiglia Boscolo Scarmanati ha salutato per l'ultima volta Daniele Tenchella, il trentenne morto in un tragico incidente la notte di Pasqua. Per noi c'era Nicola Marcato. Era la gioia in persona, certo, con i suoi difetti, con i suoi limiti, ma trasmetteva gioia, una gioia contagiosa. Una vita fatta di tante passioni, la musica e i motori, un lavoro nuovo nel settore ortofrutticolo e una stagione estiva alle porte. Per lui, giovane uomo di mare, nato e cresciuto nell'attività di famiglia, il ristorante adriatico all'interno del camping di Sottomarina, l'intera comunità clodiense e non solo ha voluto esserci nel giorno dell'addio a Daniele Tenchella, 30 anni, morto nella notte di Pasqua a pochi chilometri da casa. Stava rientrando da Cavarzere, Daniele, quando la sua Audi sulla provincia Provinciale 4 ha imboccato una traiettoria fatale, prima oltrepassando il guardrail, poi immergendosi con la parte anteriore nel canale. Con lui c'era anche un'amica, estratta dall'abitacolo da un vigile del fuoco fuori servizio, Terry Costa, residente in zona, che non ha esitato a buttarsi in acqua. Per il trentenne non c'è stato invece nulla da fare. Nella chiesa parrocchiale di San Martino, il parroco legge tanti messaggi arrivati anche via social da parte di semplici turisti. Quando arrivavamo in campeggio per le nostre vacanze, il primo grande e accogliente sorriso era sempre il tuo, Daniele, e ci sentivamo subito a casa. Soltanto 24 ore prima Chioggia aveva salutato per l'ultima volta la famiglia Boscolo Scarmanati, morta nel rogo della sua abitazione. Per la comunità un altro giorno di dolore, con l'abbraccio collettivo a mamma Jenny, papà Roberto e alla sorella Alessandra. Non è un addio, ha detto il parroco, rivolto a Daniele. Arrivederci in cielo, nell'attesa di riabbracciarti. Anziana picchiata con un bastone perché si rifiuta di fare l'elemosina. L'aggressore è stato identificato e arrestato dalla polizia, è accaduto a Vicenza. È stata prima avvicinata e poi colpita alla testa con un bastone all'uscita di un supermercato in via Bedeschi ieri sera intorno alle 20 da un uomo che le chiedeva insistentemente l'elemosina. Al rifiuto della donna ha strappato dalle mani dell'anziana un pacchetto di sigarette per poi prenderle anche il bastone che utilizzava come aiuto per deambulare, colpendola alla testa e facendola sanguinare. La donna è stata soccorsa dal personale del SUEM e la polizia ha rintracciato l'aggressore subito dopo mentre cercava di allontanarsi tra lo sconcerto dei residenti. Stavo uscendo con il cane e ho trovato la signora che l'ambulanza la stava caricando nel lettino, sangue per terra, e mi hanno raccontato appunto cosa era successo. Grazie alla verifica dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno potuto ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare che fosse proprio lui l'autore dell'aggressione, pertanto è stato arrestato per il reato di rapina aggravata. Si tratta di un 28enne di origini marocchine, molto noto alle forze dell'ordine e ai residenti che da tempo ne segnalano la presenza. È già stato denunciato dal condominio, da me, mi ha inseguito una volta all'interno del supermercato e ha cercato di rompermi una bottiglia in testa. Noi viviamo nel terrore con questa persona. I condomini di uno stabile sono ricorsi ad una recinzione attorno ai portici dove spesso bivacca e alla vigilanza privata. Siccome ci stalkerizza, per cui non riusciamo più a entrare neanche dalla porta senza essere insultati e aggrediti, e abbiamo fatto una recinzione del condominio di tutta quest'area, abbiamo assunto una guardia privata per un periodo perché lo tenesse lontano da questa zona. Poi quando la guardia ha smesso perché non veniva più, lui è ritornato e ha ripreso. La questura l'ha già portato 3 volte in un centro per il rimpatrio, ma lui ogni volta torna ed è più cattivo del solito. L'autorità giudiziaria ne ha disposto il trasferimento in carcere a Vicenza, dove attualmente si trova rinchiuso. Prima
Prima rubano in un'abitazione, poi scappano con l'auto della proprietaria di casa, vanno a bere e fanno acquisti con le carte di credito rubate, protagonisti della notte di follia, due 17enni trevigiani individuati e denunciati dai carabinieri. Hanno forzato la porta e sono entrati nel cuore della notte nella casa di una donna a Monastier ed hanno rubato la borsa che conteneva carte di pagamento e le chiavi dell'auto. Come due criminali di professione, i due ladri, entrambi 17enni, sono scappati a bordo della vettura. Ovviamente, vista l'età, nessuno dei due aveva la patente ed infatti dopo qualche chilometro sono usciti di strada finendo in un fossato. Ma la notte brava non è finita qui. Usciti dall'auto, i due minori sono andati in un locale dove, utilizzando la carta di credito rubata, hanno effettuato delle consumazioni e diverse giocate. La mattina successiva, sempre utilizzando la PostePay della donna derubata, hanno acquistato online una PlayStation. I fatti risalgono alla notte tra il 23 ed il 24 febbraio scorsi. Dopo la denuncia della donna sono scattate le indagini dei carabinieri che, seguendo la traccia dei pagamenti, sono riusciti a risalire agli esercizi commerciali dove i ragazzi avevano utilizzato le carte rubate. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza dei locali, i militari hanno identificato e denunciato i due giovani, già protagonisti in passato di atti vandalici. Un episodio che riaccende i riflettori sul disagio giovanile e sul fenomeno delle baby gang, con l'aggravante che in questo caso i due minori si sono introdotti con effrazione in un'abitazione privata e sono fuggiti con l'auto rubata uscendo di strada, ma sarebbe potuto succedere di peggio. Ferma la condanna della sindaca Paola Moro, che si rivolge anche alle famiglie. Noi stiamo lavorando moltissimo sulle politiche giovanili, sull'educazione, sui progetti, stiamo mettendo anche parecchie risorse, però qui chiaramente siamo oltre, ecco, e qui l'appello va fatto anche alle famiglie, anche una sana, come dire, un sano contenimento, un sano controllo di dove vanno, perché questi ragazzi minori erano fuori a ore, diciamo, nelle prime ore del mattino, insomma, dopo essere stati fuori tutta la notte. Mi chiedo, insomma, le famiglie se riescono a controllare questi atteggiamenti, questi comportamenti, già si fa un certo tipo di lavoro. Queste non sono ragazzate, sono fatti gravissimi e vanno repressi. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, andiamo ora a Padova, fermati ed arrestati dopo un inseguimento con i carabinieri in manette due ladri di rame. Ecco il racconto del militare che li ha braccati. È stato un inseguimento abbastanza attivo, nel senso che il veicolo procedeva con un'andatura molto pericolosa e inoltre durante l'inseguimento ci veniva lanciato del materiale dal retro del furgone, materiale che consisteva in queste bobine di rame che erano provento comunque di furto e altro materiale presente sul furgone. Eccole le bobine di rame che sono state gettate dai malviventi contro l'auto dei carabinieri che li stava inseguendo. 15 chilometri di fuga tra le province di Padova e Vicenza, partito nel comune di Mestrino e conclusosi a Grumlo delle Abadesse, frazione di Vancimuglio, contro il muro di un edificio abbandonato. Arrestati dopo una colluttazione con i militari, due vicentini di 27 e 26 anni con numerosi precedenti penali. È una guida difficile, una guida sicuramente che è avvenuta in sicurezza, quindi per non mettere in pericolo sia la nostra incolumità che quelle anche degli altri utenti della strada. Però è andata a buon fine. I militari avevano notato il furgone bianco che risultava rubato la sera prima in un'azienda di Campodoro nell'Alta Padovana. Il rame, 17 bobine, proveniva da un furto fatto in una ditta di Villafranca Padovana, un bottino del valore complessivo di 10.000 euro. Ci ha insospettito il fatto che il furgone andava con questa natura molto spedita. Quindi l'attività si è, diciamo, protratta all'inseguimento del furgone al fine di identificare i soggetti a bordo.
Quando abbiamo attivato i dispositivi sonori e visivi, il furgone comunque ha preceduto la corsa, non si è fermato e quindi abbiamo capito che era il mezzo giustamente rubato dalla ditta. Il rame è tra i materiali più rubati alle aziende, molto quotato nel mercato clandestino. Siccome non è soggetto a una particolare trasformazione del materiale, viene facilmente riciclato. L'assessore al bilancio del Veneto Francesco Calzavara annuncia l'iniziativa regionale che permetterà sul fronte del super bonus di censire i crediti incagliati, individuare potenziali cessionari a partecipazione pubblica e privati interessati all'acquisto e supportare le parti nell'operatività della cessione. Partner di questo progetto coordinato dalla Regione Veneto sono Union Camere Veneto, l'Ordine dei Dottori Commercialisti delle Province Venete e Infocamere, che fornirà le piattaforme per l'attuazione dell'iniziativa. In Veneto, secondo i dati di CNA, sono ancora aperti 2.327 cantieri legati al super bonus del 110% su un totale di 58.187 edifici interessati, con il 95,6% dei lavori realizzati e il 4,4% ancora in corso per 17 famiglie coinvolte. Questo intervento, spiega Calzavara, intende essere un aiuto concreto nei confronti dei cedenti di credito d'imposta, anche alla luce della recente revisione del super bonus, che auspico non vada a penalizzare ulteriormente imprese e famiglie. Parte dal Veneto in via sperimentale lungo la tratta Venezia-Verona, Tap & Tap, la nuova modalità di acquisto dei biglietti regionali di Trenitalia. Devo dire che con Trenitalia negli anni si è creato un rapporto, una collaborazione, una sinergia davvero straordinaria. Il fatto che in questo Tap & Tap e in questa sperimentazione sia per l'ennesima volta stato scelto il Veneto ci onora. Diciamo che il lavoro da fare è ancora tanto, perché sicuramente ci sono delle linee che hanno bisogno di rafforzamento, sia dal punto di vista infrastrutturale che dal punto di vista di servizio. Però negli anni la situazione è migliorata e da Roma ci riconoscono che tra tutte le regioni il sistema di trasporto pubblico locale più efficiente ed efficace è quello che funziona meglio, quello del Veneto. Un sistema intuitivo. Per comprare il titolo di viaggio, infatti, basterà accostare la carta di pagamento contactless a una validatrice della stazione di partenza e all'arrivo ripetere la procedura. Nel caso di verifiche da parte del controllore a bordo treno, il passeggero dovrà semplicemente comunicare le ultime 4 cifre della carta per consentire di associare la presenza alla transazione attivata. Si potrà anche utilizzare il servizio tramite un dispositivo digitale, uno smartphone o lo smartwatch, e registrandosi nel sito di Trenitalia si potranno anche controllare le proprie transazioni. E dunque, insomma, l'avete sentito, in Veneto si salirà e scenderà dai treni regionali grazie all'intelligenza artificiale. 7 aprile 1944, 7 aprile 2024, domenica, gli 80 anni del bombardamento di Treviso. Antena 3 trasmetterà in diretta da mezzogiorno le cerimonie in ricordo di quel tragico Venerdì Santo, che culmineranno nel sorvolo delle frecce tricolore. La deposizione della corona d'alloro alla lapide di fronte allo scalone di Palazzo dei 300, i rintocchi della campana della torre civica, infine il sorvolo delle frecce tricolori. Le celebrazioni per l'ottantesimo anniversario del bombardamento di Treviso, quel tragico Venerdì Santo del 1944, verranno trasmesse in diretta da Antenna 3 domenica 7 aprile nel corso di prima edizione, in onda a partire dalle 12. Trasmissione per gran parte incentrata sul ricordo. La pioggia di bombe lanciate sulla città dagli aerei alleati, le 1470 vittime civili di quel giorno, una contabilità salita a 1600 con le successive incursioni proseguite fino al marzo del 1945. 123 i bambini che persero la vita, ricordati nel tempietto di Via della Madonnetta a Santa Maria del Rovere. Alle 12:15 una corona d'alloro sarà deposta dalle autorità ai piedi della lapide dedicata alle vittime civili di guerra. Dalle 12:45, in attesa dei rintocchi, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Coletti si alterneranno in letture e musiche. Ad assistervi, tra gli altri, una rappresentanza di alunni di tutti gli istituti comprensivi della città.
Dalle 13.05 i rintocchi della campana della Torre Civica scandiranno i 7 lunghissimi, devastanti minuti del bombardamento, quando su Treviso scesero 2.000 ordigni. Al termine, alle 13.13, il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori. Momenti di grande intensità per chi quel giorno c'era e per chi è venuto dopo e per chi ha lavorato per restituire alle future generazioni la città di oggi. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Rinforzo e consolidamento del promontorio di alta pressione. Bel tempo dunque e clima mite e gradevole. Il dettaglio di venerdì 5 aprile. Sul Veneto tanto sole, cielo in prevalenza poco nuvoloso, non si verificheranno precipitazioni. Sulla pianura e nelle valli prealpine al mattino saranno possibili nebbie locali. Temperature in aumento, minime tra 7 e 11 gradi, massime comprese tra 16 e 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato, cielo da poco nuvoloso a variabile. Sarà possibile però una maggiore nuvolosità sull'alta pianura e sulla fascia prealpina. Temperature minime sui 6-12 gradi, massime intorno ai 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà del tutto simile, dunque ampio soleggiamento, salvo la presenza di locali nubi basse al mattino. Temperature minime sui 7 gradi, massime intorno ai 21-22 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.